Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo Vlogmas. Oggi è il 25 finalmente. In realtà, come sapete, io sono un piccolo Grinch, quindi la gioia del Natale la sento fino a un certo punto. Il Grinch quest'anno l'abbiamo già visto e quindi insomma è un po' così. Comunque oggi piove, non so se potete sentirlo. Fatto sta che devo iniziare a fare le mie preparazioni di oggi. Come vi ho fatto vedere, qui c'è già la torta rustica. Cioè, sta qua tipo da 4 giorni, quindi spero sia buona a un certo punto. Qui ci sono gli altri biscotti pronti. Scusate la faccia sbattutissima, ma veramente ieri sono andata a dormire alle 3. Mi sono svegliata alle 8, ovviamente per lavorare al video e tutto quanto. Sono le 10 e mezza, 11 adesso, ho finito. E appunto devo mettere a fare le pause. Ok, in preparazione. Qua sto facendo le striscioline per fare le roselline. Spero che oggi non mi si aprano tutte, perché non so se avete visto nel video di ieri, si erano tutte aperte alla fine, perché ovviamente questa parte poi gonfiandosi si va a staccare, essendo anche belle piene. Comunque devono essere mangiate, quindi bello brutte. Basta, sono buone. Qui dentro ci sono tutti gli altri. Oggi mi sono data ai rustici. Finito di fare le mie commissioni, finalmente con il mio sfondo. Adesso mi devo truccare. In realtà volevo utilizzare questa palettina qui di Mulac e andare sui toni del terracotta, un po' del rossiccio. Quindi staremo a vedere che esce fuori, non lo so. Però ho notato che ieri mi è uscita questa cosa, non so che cosa sia, tipo un'irritazione sotto pelle, quindi non so se mi sono sfregata troppo forte o mi sono tipo pizzicata, perché sembra proprio tipo pizzico così, sapete quando vi chiudete la pelle? Poi vedete, io sono subito super reattiva, cioè guardate, divento subito fucsia appena mi tocco, quindi figuratevi. Stiamo scartando i regali. Io sto mangiando dei mandarini. Abbiamo questo regalo. Grazie. Ma dove sono? Cambiate di colore se vi volete. No, pure questo. Aspetta, ho già questa per le gioie dell'anno prossimo. Guardate quante pagine. Questo è uno dei regali da Vesto Pazzo, il mondo dentro. Cioè, è fantastico, giuro, una strategia di marketing vincente. Comunque ho ricevuto anche questa tazza. Aspettate. Viola, adoro. Ora che guardate che piccoli. Che cos'è? È un affare giallo rosso. No, non è vero. Ma è per metterci i biscotti. Quindi ragazzi, eccoci qua, siamo finalmente di ritorno. In teoria voi dite le feste sono finite. No, perché in realtà c'è anche domani. Domani è 26, dopo 2 giorni con i parenti si va dagli amici, vado a casa di Giulia. Anzi, in teoria mi aveva detto se riesci porta un dolcetto, fai qualcosa. Quindi insomma adesso sono le 6 meno 20 più o meno, quindi magari riesco a fare qualcosina. Non mi ricordo se vi ho fatto vedere cosa mi hanno dato. Comunque questa, vabbè, la bustina dove mia nonna mi ha messo la bustina. Mi hanno fatto questa tazza termica, sempre utile. È figo perché ha anche il coso per la cannuccia, così non ce l'avevo. Borahe sempre presente, guardate anche la marca. Non so se sono io che vedo segnali ovunque, ma è impressionante. Sono le cannucce appunto con le riutilizzabili. In realtà quando l'ho scartata era rosa, però ho fatto un piccolo scambio con una delle mie cugine, che poi l'ha scambiato con mia sorella. Insomma, ci siamo fatte un po' di giri. Idem con questa agendina. Quando l'ho aperta in realtà era verde, però l'ha data una delle mie cugine e ho preso ovviamente quella nera. Qui dentro c'è un braccialettino, tra l'altro troppo carino, che mia zia ha pensato, visto che ti piace viaggiare, fai spesso i viaggi, ti prendo questo con l'aereo, quindi super carino. E poi vabbè, c'è il bigliettino di mia nonnina con questo astuccino, che tra l'altro è fighissimo, vedete, una persona che mi conosce, nero e argento. E vabbè, all'interno c'è la grana, insomma.
come poterlo dire in maniera carina. Quindi anche quest'anno è ufficialmente andato. In realtà non so per quale motivo, però quest'anno abbiamo mangiato di meno degli altri anni. O sono io che mi sento così appesantita, perché non sono più abituata, tra una dieta e l'altra, non sono più abituata a mangiare tanto e mi sento subito male. Infatti è da ieri che sto male, cioè mi sento proprio appesantita, tipo mi butterei da qualche parte e starei stesa così per ore, basta, cioè non vorrei fare nient'altro. Tant'è che prima, mentre mangiavo i tortellini, cioè a un certo punto mi è salita proprio la cecagna, come si suol dire, proprio stavo un attimo... Ci mancava poco che mi cascasse la faccia, letteralmente dentro il brodo. Comunque, abbiamo superato tutto e va bene così. Quello che ho cucinato è piaciuto, bene così. Il prossimo anno, però, non mi voglio ridurre all'ultimo, perché ogni volta l'anno prossimo farò qualcosa di carino. Per carità, cioè, apprezzano sempre quello che faccio, è proprio una cosa mia. No, l'anno prossimo voglio fare qualcosa di diverso, eh? Ce la faccio mai. Poi adesso alcune persone sono rimaste a casa di nonna e che stavano giocando a carte, però io mi sono data... Perché non mi piace giocare a carte, sapete? L'unico che mi piace, però devi giocare con una persona che lo sa fare bene, è il mercante in fiera. Ci sta mio zio, nel video di ieri l'ho anche ripreso, quello che aveva in braccio il bambino sulla testa. Lui, raga, è troppo forte in quel gioco, particolarmente quando faceva il mercante, ma anche mio padre lo sa fare benino. Però ci deve avere, no, quella cosa un po' di dire, di far divertire, perché sennò... Due cose tante. Qui ho il tatuaggio che mi si sta spellando e mi prude da morire. Tant'è che non so se lo fate anche voi che avete tatuaggi. Quando è in questa fase di spellaggio, che però non lo potete grattare ovviamente, comincio a battere tipo così. Da un sacco di sollievo, perché vi attenuo un pochino prurito, mamma mia. Comunque il make up che ho fatto oggi mi piaceva tantissimo. Ora ti voglio struccare tutti questi glitter, però vi faccio vedere un metodo. Appena mi strucco, e soprattutto senza pericolo che mi possano andare dei glitter negli occhi, perché poi non è piacevole e soprattutto io non posso proprio permettermelo, visto che quanto avevamo calcolato l'altro giorno? 2 mesi dall'operazione? Non è il caso di graffiare la cornea con un glitter, quindi mi devo assicurare di toglierli tutti prima di... passare poi allo struccaggio, quello così. Tra l'altro dovevo chiamare anche il posto dove vado a fare le unghie, che la prossima volta ho cambiato e vado dalla ragazza dove va Francesca. Il problema è che lei sta verso l'Ariano, io sto a Roma, quindi ogni volta sono 40 minuti di macchina. Però, nel senso, con l'occasione poi rimango da Francesca e via. Però mi piace un sacco come fa le unghie la sua ragazza, Jessica. Quindi sì, prossima volta vado appunto da lei. E quindi devo disdire gli appuntamenti che ho preso con la ragazza da cui vado adesso. Fatto sta, ragazzi, che stavo leggendo qua i messaggi che mi scambio con Alessia. Hanno scritto su Weverse che anche Namjoon e Jin sono risultati positivi al Covid. Cioè io mi sto sentendo tipo miracolata per essere tornata a casa dall'America senza... niente, perché ovviamente non ho niente. Perché veramente è assurdo che su 7 membri che sono tornati dei BTS dall'America, 3 sono tornati col Covid. Non ho capito se Jin se lo sia preso qui o in Corea effettivamente, perché lui la quarantena l'aveva fatta per uscire, aveva fatto il test, era negativo. Quindi a meno che appena uscito si è beccato subito il Covid lì in Corea, è probabile. Comunque fatto sta che adesso, oltre a Yoongi, c'ho pure il pensiero di questi altri due. Per fortuna stanno tutti bene, eh? Jin è quello che sta messo un po' peggio, tra 8.000 virgolette, che magari ha un po' più di sintomi tipo la febbre, eh? Tra l'altro fatemi sapere sotto nei commenti cosa avete ricevuto voi per Natale, perché mi scordo sempre di chiedervelo, però effettivamente magari escono fuori delle cose interessanti. Ah, ma io in tutto ciò stavo parlando, c'avevo un pezzo di qualcosa qui, vedete perché fare le storie è utile. Tornate a casa che queste feste con i parenti sono finite, domani si fanno con gli amici. Comunque fatemi sapere qual è stato il vostro regalo migliore e peggiore di quest'anno, che vi ho fatto sempre 2 risate, aspetto le vostre risposte. Detto ciò, quindi adesso mi metto un attimo comoda, più che altro per i vestiti, anche se col fatto che ieri poi, ecco, non vi ho aggiornato, ieri mi è arrivato Fausto e quindi ho detto, senti, non c'ho voglia di starmi a vestire, a mettermi cose strane eccetera. Quindi ieri mi sono messa leggings di pelle, maglia normale, giacchetto di pelle, le mie solite collanine, bla bla bla. Oggi idem, sono andata letteralmente così, quindi ora mi rimetto il mio vestito da casa. Alla fine sto facendo una sorta di crostata con la marmellata, vediamo come viene, altrimenti mi metto a fare una torta, qualcosa, anche perché ho ancora il cioccolato, oddio, fondente, questo qua, e quindi si potrebbe effettivamente fare qualcosa. Poi mi sono fatta
un tè qua, anche se ho lasciato troppo la bustina, mi sa che è venuto un po' amaro. Mi sono lasciata truccata, almeno non vi faccio spaventare, però se mi riprendo così vi spaventate comunque. Adesso volevo finire di vedere The Witcher, perché ancora non ho finito. Sono di nuovo qui, perché volevo farvi vedere come tolgo i glitter. Dopo vi faccio vedere anche che cosa ho preparato da portare domani a casa di Julie. Mi sono ricordata che lei impazzisce per il plum cake al limone, anch'io in realtà, e stavolta voglio provare a farlo con la glassa sempre al limone sopra. Di solito lo fa anche sua zia, quindi spero non l'abbia fatto. Sono truccata da più di 8 ore e in realtà il make up è ancora su, è ancora messo super bene. Di solito mi chiedete anche come faccio a far durare la codina, questa qui dentro l'occhio. Mi dura e basta. A volte può capitare magari quei giorni in cui si ha un po' più di lacrimazione, però io tendo più a sbavare in questa zona che qui dentro. Infatti vi faccio vedere più da vicino, che vedete qui è un po' sbavato, qui dentro poco relativamente. Il fondo in queste pieghette qua solco labiali, però tutto regolare più o meno. Comunque, prendo lo scotch, no, prima devo toglierci la finta. Queste qui le adoro perché sono piccole piccole, però fanno il loro effetto. Sono le Nirvana di Mulak. Per togliere i glitter vi serve lo scotch. Dovete metterlo e premere bene e piano piano vedete che si tolgono. Sono dei buoni glitter, vedete, si tolgono proprio così. Comunque si sono fatte le 10 quasi. Non ho ancora finito di vedere The Witcher in tutto ciò, perché mi sono persa a guardare e recuperare altri video su YouTube che non avevo visto in questi giorni. Quindi giusto per farvi capire quanto mi sta prendendo questa stagione di The Witcher. Forse meglio della prima, però ancora non mi convince del tutto. Ora farò una cosa che in teoria non si fa. Mi struccherò con una salviettina, però dopo, cioè non vi preoccupate che vado a fare la mia solita doppia detersione, anche perché le salviettine struccano così. Quindi non è proprio carino rimanere in questo stato, quindi più che altro per la base. E poi penso che oggi mi metterò a dormire presto, anche perché tanto domani mi devo risvegliare presto per appunto editare questo video e poi andare da Julix. Anche perché, ridendo e scherzando, credo siano quasi 2 settimane che non ci vediamo. Quando è la volta che sono andata al locale? Ormai sto perdendo il conto dei giorni. Non so se lo sapete, ma la sorella di J-Hope ha un canale su YouTube. E già questa cosa è paradossale. Però ha caricato oggi il suo vlog di Los Angeles. Lo sapevo che c'era anche lei, Però vederlo effettivamente è strano. E soprattutto vedere le riprese dove passavamo anche noi. Cioè, io ancora surreale da questa situazione. Tra l'altro oggi è 25, un mese fa a quest'ora stavo per partire quasi. Quindi adesso vi faccio vedere questa cosa, aspettate, perché lei ha fatto una ripresa sotto all'hotel. Tra l'altro c'erano anche i genitori, eccolo qua, questo è sotto l'hotel. E adesso ricordatevi questa cosa perché vi faccio vedere. Questo qui è il video che ho fatto io quando siamo andate. Io ho fatto questa ripresa prima di ricordarmi che fosse il loro hotel, perché continuavo a leggere qua il nome dell'hotel. Alessia continuava a dirmi: ma tu me l'hai già detto questo nome, me l'hai già detto? E poi risultava che effettivamente era il loro. Quindi vedete queste scale qui, eccole qui. Cioè, è assurdo, vi giuro. Che poi nel video che ho ripreso ci sono anche delle ragazze coreane qua. Infatti noi dicevamo: ma non è che sono quelle del loro staff? Cioè, vi giuro, è assurda sta cosa, sì o no? Allora, questo qui è il plum cake che ho fatto. Spero sia rimasto bello morbido, ma in teoria, a parte la crosticina che è più dura, dentro mi sembra abbastanza. Ora che si è bello freddato, faccio la glassa così per domani. È pronto. Tra l'altro stasera non ho cenato perché prima ho avuto un leggero brontolio di stomaco, ma è durato proprio 2 secondi. Tempo che il mio stomaco ha detto no 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 no, non gli fammo sentire a questa lo stimolo. Per adesso vado di glassa, quindi zucchero a velo, succo di limone. In teoria dovrebbe andare bene così. È brutto, perché è brutto. La glassa mi è venuta forse un pelino troppo liquida, però tempo che si rapprende, secondo me viene buona. Alla fine appunto
solo limone, zucchero, velo. Ora ci metto anche un po' di questi e poi basta. Sei pronto per andare a ninna, amore? È tornata anche Icy finalmente. Detto ciò ragazzi, grazie per essere stati con me anche oggi. Non so bene cosa ho ripreso, quindi domani lo scopriremo. Ci vediamo domani con un altro video. Vi mando un bacio. Ciao.